It's the way you move. It's the way you move. Vivono al di là di una linea immaginaria, spesso in palazzine che non sono eleganti e sono affacciate su un degrado fatto di asfalto a pezzi e rifiuti abbandonati nelle aiuole arse dal sole. E quelle immagini che i ragazzi della periferia guardano tutti i giorni dalle finestre delle loro camerette, immagini che poi si portano dentro, sono soltanto una parte del tutto, perché tante volte gli altri problemi non si vedono: violenza, soprusi, prepotenze, bullismo e poi spaccio di droga, liti in famiglia, genitori, agli arresti. Gli occhi lucidi dei ragazzi nati ai bordi di periferia ne vedono di tutti i colori. Qui, per dirla con una canzone, è più facile sognare che guardare in faccia alla realtà. Benvenuti a un'altra puntata di 31 minuti. Nata ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Più o meno in terza o quarta elementare, che comunque ero zingara, che la mia, diciamo, la mia famiglia, i miei parenti rubavano, che ero brutta, ero grassa, tutte queste cose qua. Mi iniziarono a prendere dai capelli, a picchiarmi e a prendermi le cose dai banchi, stracciarmeli, buttarli e tante altre cose. Però dopo mi sono decisa comunque a parlarne, perché i primi giorni mi sentivo umiliata, presa in giro, e quindi non ero sicura di parlarne con i miei genitori, con gli amici, con le maestre, perché è successo tutto a scuola. Questa realtà, la vita al di là di quella linea immaginaria mischiata ai sogni bellissimi dei ragazzi al centro di un documentario che diventerà presto una serie TV in 6 puntate, si chiama Il Confine. Questa sera, in esclusiva e in anteprima a 31 minuti, vi mostriamo pezzi di questo lavoro sospeso tra cinema e sociologia, che verrà presentato ufficialmente il 20 novembre al Teatro Massimo di Pescara in occasione della Giornata Mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per 40 anni questo è stato uno dei 10 quartieri più pericolosi d'Italia. Sono nato a 3 chilometri in linea d'aria da qui. Per noi, ragazzini di altri quartieri di Pescara, questa era semplicemente una zona dove non si doveva andare. Rancitelli è stato il mio primo confine, anche interiore. C'è una cosa che accomuna tutte le periferie del mondo: un muro alto e grigio. C'è sempre. Il Confine racconta gli occhi lucidi di questi ragazzi, lucidi per il dolore e le lacrime, ma anche per la speranza e per l'entusiasmo. E anche se davanti a quegli occhi c'è una realtà difficile, questi ragazzi immaginano un mondo diverso, questi ragazzi cercano un riscatto. E questo progetto è nato dalla passione di Marina Falivene, garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con il supporto della Presidenza del Consiglio regionale. La regia è firmata da Walter Nanni, la produzione è della Media Dream Film. Puoi nascere nella città più bella del mondo, ma se cresci in un quartiere difficile e con un nome sbagliato, è tutto diverso. Nei miei confronti ho avuto tante discriminazioni. Non me le sono fatte mai pesare, ma perché al tempo ero anche molto ingenua, ma al tempo avrei pianto. Ci sono tante persone cattive in tutto il mondo, non solo in questi quartieri, ci sono pure al centro.
al centro ci sono tantissime persone cattive, troppe. Molte più di Rancitelli, secondo me. Per tutto quello che ho passato, che ho vissuto nella mia vita, mi reputo un po' con la mentalità più aperta delle ragazze della mia età. Deborah Di Rocco, 14 anni. Con mia mamma sudamericana e mio padre zingaro. Da quanto tempo? Sono qua da 2 anni. Sono arrivata qua a metà anno, cioè sono venuta a scuola senza non sapere della lingua, cioè non sapevo niente di Italia, della lingua. Siamo venuti qua così, cioè è accaduto. Cioè stavo a piangere tanti giorni, ma poi ho capito che la vita inizia da un nuovo listo, da capo. Alle persone comunque che mi hanno fatto stare male, gli dico, beh, questa è la mia vita, scelgo io. Se siete indecise su quale sport scegliere, non dovete per forza scegliere sport che tutti chiamano sport per femmine. Mi chiamo Angelica Sanelli e ho 11 anni. E io quando sono più grande vorrei fare la calciatrice. Giochi a calcio? Sì. Io faccio il portiere. No, la danza non mi piace. La professoressa Teresa Ascione è la preside dell'Istituto Comprensivo numero 1 di Pescara in via Einaudi. È una scuola che insiste in un quartiere popolare. Ma nel 2023 c'è ancora differenza tra una scuola della periferia e una scuola del centro? Per quanto mi riguarda esiste una differenza grande tra scuola a scuola. Nel 2000 è nata l'autonomia delle istituzioni scolastiche e il legislatore ha preso su di sé il problema del fatto che ogni contesto territoriale ha una sua specificità. E quindi sulla base del contesto territoriale la scuola poi deve modulare la sua offerta formativa. Ora, la nostra scuola insiste effettivamente in un territorio che è un territorio difficile, caratterizzato da vulnerabilità, marginalità economico, sociali, culturali. Il tasso di bambini stranieri e quindi di madrelingua non italiana è molto elevato, quindi noi abbiamo una composizione della popolazione scolastica molto eterogenea e quindi ovviamente la situazione della scuola è molto diversa rispetto a scuole nelle quali la popolazione scolastica è omogenea, quindi proviene da uno stesso strato sociale, culturale. In questo quartiere si vende droga quasi alla luce del sole, non poche famiglie vivono di malaffare e poi in strada spesso vige la legge del più forte. E allora una scuola della periferia ce la fa a combattere tutto questo? Una scuola della periferia gioca un ruolo importantissimo, perché questo, proprio perché il territorio è caratterizzato dagli elementi che lei diceva, da queste specificità, è una scuola che è un avamposto della legalità. E quindi il ruolo della scuola è importantissimo. Tuttavia, la scuola ha bisogno di alleati, e proprio perché il contesto territoriale è difficile. Noi come scuola da soli non ce la faremo mai. Noi abbiamo bisogno delle alleanze che cerchiamo di costruire giorno dopo giorno. Le alleanze sono le altre scuole, sono le parrocchie, sono le istituzioni, le associazioni che nel pomeriggio vengono qui, tengono aperta la scuola, ricevono i bambini e svolgono attività con i bambini, proprio per cercare di tenerli il più possibile all'interno di un contesto educativo. Cosa accade nella testa di un bambino di 10-11 anni che proviene da una famiglia difficile, magari con i genitori con precedenti penali oppure che sono stati recentemente arrestati? Cosa accade quando si confronta con situazioni, tra virgolette, normali? Ecco, il nostro ruolo è particolarmente difficile, perché se noi ci mettiamo nei panni di un bambino che nel pomeriggio precedente ha visto arrestare lo zio, il nonno,
e poi vieni a scuola. E a quel bambino vogliamo, ecco, mi rifaccio alla domanda che lei mi ha fatto per primo, a quel bambino può essere trattato come un bambino di una scuola del centro il cui papà fa il medico e la mattina si è alzato per andare in ambulatorio? È ovvio che il nostro lavoro è completamente diverso. Dobbiamo cercare di avvolgere questi bambini, di farli sentire comunque in un ambiente accogliente, in un ambiente nel quale questi avvenimenti sono sì avvenimenti gravi, ma avvenimenti con i quali noi comunque ci confrontiamo. È evidente che non è facile poi proporre una lezione di italiano, una lezione di matematica ad un bambino che vive quelle situazioni in casa. Quindi il lavoro va assolutamente modulato, curvato sulle specificità e sulle individualità dei bambini. Ci sforziamo di farlo tutti quanti. Io come preside cerco di essere vicina il più possibile all'insegnante, ai docenti che poi sono il front, diciamo, coloro i quali poi stanno a contatto più diretto con i bambini. Lei, oltre a essere una dirigente scolastica, è anche garante comunale dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, e quindi lei incontra storie tutti i giorni. Ce n'è una che l'ha colpita più di tutte? Una storia che mi ha colpito più di tutti è un bambino. Oddio, di storie ce ne sono tante. Questo è un bambino di primaria, e questo bambino, insomma, si comportava male, e al punto che la maestra a un certo punto non ce la faceva più a gestire questa situazione e quindi mi ha chiamato. Io sono corsa in soccorso della maestra e, vedendo, insomma, come questo bambino si comportava, ho detto sottovoce alla mamma, alla maestra, scusi, dobbiamo chiamare la mamma. Lui ha sentito, bambino della primaria, si è girato verso di me e mi ha detto: ma che la chiami a fare? Figurati se quella se ne frega e viene qua. Io, è stato, se mi avessero dato una coltellata in quel momento avrei ricevuto un dolore minore. Perché sentire un bambino di 6 anni che dice, riferendosi alla propria madre, mia madre non ha interesse per me, è inutile che la chiami, è stata una cosa veramente pesante dal punto di vista emotivo. Tant'è vero che il lavoro in questa scuola è un lavoro impegnativo, come, insomma, tutti i lavori, come quello delle mie colleghe in altre scuole, ma è un lavoro anche dal punto di vista, in questa scuola è un lavoro dal punto di vista emotivo pesante, perché, ecco, è difficile poi tornare a casa e far finta di niente, pensare che poi alla fine è un bambino, io non credo che un bambino di 5 anni e mezzo, 6 anni, può provare queste sensazioni, questi sentimenti di assoluta irrilevanza. Cioè, lui è irrilevante per la mamma. Di fronte a queste storie, non le viene voglia di mollare tutto, oppure queste storie sono la molla per andare avanti e cambiare la società? Assolutamente la molla, assolutamente. Non mi è mai pensato, cioè, mai per l'anticamera del cervello mi sarebbe venuto in mente di mollare, no, assolutamente. E perché io sono un amante della vita, da tutti i punti, da tutti i punti di vista, soprattutto dell'essere umano. E quindi, ecco, insomma, bisogna fare di tutto affinché queste situazioni si riducano. Io non dico si eliminano, ma almeno si riducano. E quindi tutto quello che noi possiamo fare, il contributo che noi possiamo dare,
Certo, nel nostro piccolo, perché poi quando questo bambino esce da scuola, e chi ci va a controllare? Chi ci va a vedere? E probabilmente poi, come dicevo più volte, mi è capitato di parlare con appunto i carabinieri che hanno fatto quell'indagine nel 2023, le mamme di questi bambini, che sono giovanissime, 30 anni, 31, 32, sono a loro volta vittime di situazioni che si trascinano in una spirale intergenerazionale. Cioè, queste sono delle eredità che come macigni si trascinano, perché io non credo che una donna di 30 anni possa appunto vivere questa situazione. Una donna di 30 anni che ha ricevuto a sua volta accoglienza, inclusione, affetto, evidentemente è una donna deprivata. Spesso mi ritrovo in delle situazioni non proprio bellissime, anche vicino casa mia. L'aspetto che non mi piace in assoluto è, ad esempio, anche la vendita delle droghe, che si fa molto spesso. Non è giusto nei confronti di chi conduce una vita sana a livello legale, e non è giusto nei confronti delle persone stesse, perché comunque uno, vendendo la droga, vende la morte. Si chiama Giorno e Notte, l'ultima operazione sullo spaccio di droga a Pescara. Nella prima puntata di 31 minuti abbiamo parlato proprio del fiume di droga che scorre ogni giorno in questa città, e una settimana dopo è scattato il blitz con 12 arresti, un'indagine ambientata nel cuore di Rancitelli. Qui i carabinieri hanno smantellato tre piazze di spaccio che rifornivano ogni giorno circa 350 clienti, con un giro d'affari quotidiano di 15.000 euro. Via Lago di Capestrano numero 104, via Sacco 66, via Imele 23. A questi indirizzi si spacciava cocaina, eroina e crack come in una catena di montaggio, dosi che passavano tra le finestre, mani che si sfioravano appena, negozi con titolari, dipendenti e vedette a protezione dei traffici. Uno spaccio costante anche sotto gli occhi dei giovanissimi. Ho visto tanti ragazzi della mia età che fumano diverse sostanze, cose che non dovrebbero fare. Questa cosa non è molto bella, 13 anni. Ci sono pescaresi che si tengono a tanta distanza da Rancitelli. Non conoscono neanche questo quartiere, quindi stanno lontani da via Tavo, da via Lago di Capestrano, da via Lago di Borgiano. Invece lei dice che è il posto più bello del mondo. Perché? È il quartiere più bello del mondo perché ci sono i ragazzi, perché ci sono tantissime storie, perché c'è tantissima energia, e perché a fare un quartiere, un posto, prima ancora che le strade, i problemi, il degrado, è l'anima delle persone. Ecco perché, secondo me, quello è il quartiere più bello del mondo. Certo, è un ossimoro, è ovvio, però è anche una provocazione in qualche modo, ma ha un fondo di verità. Io, quando mi sono avvicinato al quartiere, avevo i miei pregiudizi, le mie diffidenze. In realtà ho scoperto un quartiere pieno di storie bellissime, che in qualche modo andavano raccontate, e ho trovato dei ragazzi con una gran voglia di esprimersi, di avere l'opportunità di poter dire qualcosa e di non essere etichettati sin dall'infanzia come quelli di. Questi ragazzi le hanno affidato le loro storie, che sono storie di dolore, storie di drammi familiari, anche storie di prepotenze. Cosa ha provato lei ascoltando queste storie? Ho provato mille sentimenti. Non solo mentre me le raccontavano, ma anche mentre costruivamo il film al montaggio, ad esempio con Andrea Ginestra. Abbiamo rivisto e risentito quelle storie per mesi, no? Lavorandoci su. Ogni volta è stata un'emozione. La cosa bellissima di lavorare con i ragazzi è che i ragazzi non hanno le scale di grigio, sono o bianchi o neri, e capiscono subito se li vuoi prendere in giro o no. Quando si instaura un rapporto vero di fiducia,
è un fatto anche di empatia in qualche modo, i ragazzi sono disposti ad affidarti la loro storia. Poi sta a noi cercare anche di raccontare queste storie meglio possibile, anche perché molti dei ragazzi con cui ho lavorato hanno un talento incredibile. Quindi poter accendere una luce su di loro è un fatto anche da un punto di vista etico, è importante. In qualche modo, uscendo fuori dall'ambiente cinematografico, forse abbiamo fatto anche una sorta di didattica d'avanguardia. Ma questo progetto si chiama Il Confine. Secondo lei, che cos'è il confine? Il confine è tutto e niente, in verità. Il confine a volte è una linea, è una barriera che non ti fa crescere, che non ti fa andare oltre, che ti tiene ostaggio anche del posto dove sei nato, dei problemi che ci sono dentro quel posto. A volte è un punto da superare assolutamente per veramente creare una socialità e una comunità diversa rispetto al passato. E questa è la cosa bella anche del confine, tra virgolette, che ognuno in qualche modo usa questa parola, questo termine, i mille significati come più gli serve. Ma il confine deve essere soltanto accarezzato e mai superato, oppure è una barriera che si può infrangere per andare oltre? Dipende da quello che vuoi fare, dipende da che valore dai al confine. A volte ci sono dei confini che è meglio non oltrepassare, perché si rischia anche di non riuscire più a tornare indietro. Ci sono invece dei confini che vanno assolutamente oltrepassati e ci sono dei muri che vanno abbattuti. Dipende da te, da quello che per te significa il confine. Rancitelli uguale droga, Rancitelli uguale illegalità. È davvero così? È una visione molto semplicistica della realtà e anche molto superficiale. In realtà il quartiere di per sé ha enormi problemi, sicuramente, ma è un quartiere che ha una quantità di risorse e di storie incredibile. Ci sono dei problemi che vanno assolutamente affrontati, ma l'approccio che vedo da parte, in passato anche da parte delle istituzioni, del mondo dell'informazione, è sempre molto semplicistico. Invece lì va approfondito l'argomento. Bisogna starci, bisogna capire che cosa succede in quel quartiere, perché le dinamiche sono tantissime e non si può dividere quel quartiere in buoni e cattivi, non possiamo fermarci alla lavagna e fare questo sì, questo no, questo è un criminale, questo non è un criminale, questo spaccia, questo non spaccia. Bisogna andare a vedere cosa succede in quel quartiere, che da 40 anni ha problemi enormi nel silenzio generale. Come se in qualche modo facesse anche comodo che tutto rimanesse così. Invece, se si parte anche da un punto di vista estetico, quindi con una riqualificazione urbanistica, e si fa un lavoro sui ragazzi del quartiere, si possono ottenere dei risultati straordinari e gran parte, il 98% del quartiere, non vede l'ora di poter fare questo salto. Ma negli occhi dei ragazzi di confine, lei che cosa ha visto? Ho visto sogni, speranze, le stesse che avevo io alla loro età. E così come ho avuto io delle opportunità, forse è giusto che ce le abbiano anche loro. Anzi, senza forse. Devono averle anche loro le opportunità, anche chi vive in un quartiere disagiato tra mille difficoltà. Ecco perché accendere una luce in questo senso è incredibilmente utile e il cinema ci offre quest'assist incredibile, perché è uno strumento attraverso il quale i ragazzi possono raccontare le loro storie. Perché bisogna guardare questa serie? Perché in qualche modo tratta dei temi universali, perché è girata qui, ma parla di tutti i ragazzi del mondo, perché i problemi e le difficoltà che affrontano i ragazzi in questo quartiere, in questa città, sono gli stessi problemi che affrontano tutti i ragazzi nelle periferie di tutto il mondo.
le dinamiche non sono molto diverse. Quindi osservare uno spaccato su questo quartiere, su questa città, in qualche modo ci offre uno spaccato su tante periferie, su tanti confini che ci sono nelle città, non solo italiane. Come si trova qui al centro di Rancitelli? Al centro di Rancitelli io mi trovo bene, decisamente bene, ho sempre girato quartieri occupandomi un po' del settore ovviamente minorile da tantissimi anni e quindi per me girare normalmente in quartieri ma non fa alcuna differenza, non mi crea un'emotività, una differenza assolutamente. Anche lei viene dalla periferia? Ma io provengo dalla... ho iniziato a lavorare in periferia, ecco, forse proprio questo è il... io ho iniziato a lavorare in periferia perché ovviamente ho iniziato in ambito del Tribunale per i minorenni di Napoli e pertanto i quartieri più ovviamente evidenti erano quelli di Secondigliano, delle vele di Secondigliano. Ho iniziato, ero una giovane allora laureata in giurisprudenza e quindi ho sempre vissuto su questi tessuti sociali. E secondo la sua esperienza, un ragazzo che nasce in un quartiere degradato, poi nel corso della vita si ritrova questo marchio stampato addosso oppure può invertire l'ordine delle cose? Ma io credo ovviamente che vi sia una maggiore difficoltà, oggettiva. Però come stimolo, impulso, e per questo la scuola è fondamentale, ma io ho conosciuto tantissimi amici che provenivano da quartieri di periferia e devo dire che si sono strutturati ancora di più e sono diventati professionisti eccellenti, ma grazie, secondo i racconti di questi miei carissimi amici, anche dell'opera della scuola, dei professori che ti possono tendere una mano, credono in te e ti vanno a stimolare quello che siano le tue potenzialità. Ognuno di noi ha delle potenzialità. Quindi è necessario dare delle motivazioni a questi ragazzi. Sì, ma infatti proprio l'idea di Cineger è stata proprio quella nell'ascoltare i miei amici in ambito universitario e mi raccontavano proprio che provenivano da quartieri diciamo più periferici e che grazie all'opera di una persona, spesso il professore, che aveva manifestato un interesse e quindi compulsato da stimolo, sono diventati poi professoristi importanti a livello nazionale. Noi ci troviamo in via Lago di Capestrano a Pescara, a 100 metri dal posto in cui ci siamo noi. Fino a pochi giorni fa c'era una piazza di spaccio che riforniva circa 100 clienti al giorno. Come si salvano i ragazzi che vivono qui? Ma sì, indubbiamente si possono salvare, come si possono salvare ovviamente in altri quartieri, però non dimentichiamo che anche negli anni Ottanta vi era uno spaccio importante di eroina e quindi il fenomeno della droga è un fenomeno comunque che risale a qualche anno fa e forse anche noi cinquantenni abbiamo vissuto il periodo in cui vi era droga, forse non droga sintetica, ecco quello, però è sempre stata. Il Confine è la serie TV che ha ideato lei per raccontare la periferia e i ragazzi della periferia. Secondo lei il confine è qualcosa che si può e si deve superare oppure è qualcosa che si deve soltanto accarezzare? Ma il confine a mio avviso si supera e dalle esperienze professionali e personali che ho vissuto fortunatamente io ho visto tantissime persone che hanno superato il confine. Poi vi sono altre persone che comunque pur non avendo confini si vanno a racchiudere in un confine e ad esempio per me è significativo quando mi interfaccio con dei ragazzini che parlano di ansia. Che cos'è l'ansia? Se andiamo a considerare anche noi adulti, è un confine nostro mentale che viene generato da noi stessi e noi che ci creiamo, quello è il vero confine, nella proiezione del nostro pensiero. E gli adulti, per stare accanto ai ragazzi, per aiutarli, cosa dovrebbero fare? Ma gli adulti, secondo me, dedicare un po' più di ascoltare questi ragazzi, perché il confine è proprio lo stimolo. È quello di renderli protagonisti, perché non facciamo altro che metterci in cattedra e dire che oggi i ragazzi insomma si drogano, che hanno problematiche. Beh, quello che possiamo realmente assumere è che vi è una maggiore fragilità,
perché 30 anni fa non vi erano stati depressivi di questi ragazzi così come ci sono oggi, quindi abbiamo fallito e probabilmente i ritmi frenetici, l'assenza in parte di un riferimento, anche perché noi possiamo entrare nelle scuole, noi genitori, e già la critica di un insegnante già non si ha più come esempio, così come nell'ipotesi di separazione e divorzio, già fare un accento negativo sull'altro genitore va a demolire un riferimento, quindi l'esempio dovremmo essere noi adulti. E se noi ascoltassimo di più i nostri ragazzi? Ascolteremmo una loro, potremmo noi ricordare di quello che eravamo, perché abbiamo dimenticato le emozioni, le sensazioni che avevamo quando eravamo bambini, il riferimento che avevano per noi, rappresentavano i nostri genitori. Beh, potremmo veramente nutrirci ancora di più. E ulteriormente quello che io penso è che questi ragazzi purtroppo sono in qualche modo condizionati molto dalla velocità di un sistema che ormai abbiamo creato noi, di vita frenetica, ma sono condizionati dai social, da internet, e vi è stata la prima sentenza significativa di condanna, proprio di connessione, per i nostri ragazzi, sentenza inglese, per quanto riguarda l'influenza che l'algoritmo di alcuni social incide sulla tranquillità e quindi sugli stati depressivi dei nostri ragazzi. Ma secondo lei i ragazzi di oggi sono felici? Ma la felicità poi è un po' un discorso così particolare, astratto, anche nel nostro periodo, insomma, se si vanno a leggere le memorie, ovviamente tutti, anche i romani, avevano un accento di infelicità, no? Come significa essere felici. Io quello che credo è che un po' si è perso il riferimento, il contatto con la natura, il contatto sociale umano, e i ritmi frenetici secondo me stanno demolendo quello che sia un vissuto ordinario. Questi ragazzi vivono velocemente, troppo velocemente. Mi dice una cosa, perché c'è bisogno di un garante che difenda i diritti dei ragazzi? Ma questo sì, teoricamente uno potrebbe dire nell'attuazione dei diritti, ma spesso è un contenuto astratto. Beh, la mia figura, quello che può rappresentare, è oltre a raccogliere tutti i dati oggettivi che abbiamo delle problematiche sociali e anche sanitarie dei nostri ragazzi, quindi con l'università stiamo facendo un bel lavoro, stiamo costituendo il tavolo regionale MIM, si può fare un'opera, ma soprattutto un'opera di colloquio tra le istituzioni e anche andare a incidere realmente a individuare se si applica realmente si applicano i diritti dei minori, perché secondo me vi è stata una prassi negli anni che si è distaccato sui diritti dei minori, e abbiamo sentito spesso parlare di noi genitori che siamo tutti genitori incapaci, che poi non esiste questo termine, per incuria, per curia di scuria, quindi siamo sempre genitori inadeguati, e quindi un po' riprendere le redini di un principio di legalità e realmente comprendere che se un ragazzo è un pochino più silenzioso probabilmente ha anche una componente caratteriale come sistema ai miei tempi, più vivace, non ha subito un disturbo dell'attenzione, è una concentrazione un po' esasperata, e poi non tutti i figli devono essere i primi a scuola, non tutti i figli devono essere più bravi a giocare a calcio, insomma cercare di non proiettare noi stessi, noi genitori, su loro. Abbiamo creato un po' un cortocircuito, forse un po' troppe aspettative da questi ragazzi. Alle nostre spalle c'è un murales. Secondo lei cosa rappresenta? Beh, rappresenta quello che è sempre esistito nella positività e nel rinascere. Si può rinascere sempre, come Walter Nanni ha evidenziato proprio nel tratto del film Nessuno si salva da solo, e l'unione tra le persone genera una forza straordinaria. E l'unione dei ragazzi può generare un cambiamento, e se soltanto riusciamo a supportare e aiutare un ragazzo, già la nostra opera è stata un'opera comunque importante. Pronti? Azione!
carino che sei. A me sembri una femminuccia. Sei fidanzato? Ma lo vedi che è un rospo? Giochi a calcio? Sì, lo chiamano panzolardo. Quattro. La solitudine è la sensazione peggiore. Ciccione, che carino che sei. A me sembri una femminuccia. Sei fidanzato? Ma lo vedi che è un rospo? Veste da secchione è inutile. Tanto fare la fine dei tuoi genitori. Giochi a calcio? Sì, lo chiamano panzolardo. Ma stiamo scherzando, dai. Ciccione, mettiti a dietro. Stiamo scherzando. Da dove viene questa puzza? È lui, si veste dalla discarica. Secchione è inutile. Tanto fare la fine dei tuoi genitori. Ma stiamo scherzando, dai. Stiamo scherzando. Stiamo scherzando, dai, quattro. Stiamo scherzando. No, non stanno scherzando. Questo non è uno scherzo. Ti sembra di avere tutto il mondo contro, di essere sbagliato, inutile. Non sei. Ma se guardi bene intorno a te, troverai tante persone pronte ad ascoltarti, ad aiutarti. Non sei solo. Nessuno si salva da solo. Nessuno si salva da solo e tu non sei solo. Nessuno si salva da solo. Con questa immagine di speranza io vi saluto. 31 minuti torna giovedì prossimo con un'altra storia. It's the way you move. It's the way you move.